Hello, I'd like to have some breakfast. Yes, coffee and toast. You speak Italian? Ah, no, parla proprio... Ah, l'accento toscano, lei, ma di dov'è? Di qui. Siamo a Forte... A Forte dei Marmi. Ho sbagliato tutto, proprio. No, non Londra. Certo, non siamo a Londra. Non siamo... Vabbè, ma comunque non è un problema, non è un problema Forte dei Marmi. Ci sono tantissime altre cose belle da vedere. Chi se ne frega, Beatles, Rolling Stones. Qua abbiamo Zucchero, abbiamo tantissimi grandi artisti italiani. Poi c'è la spiaggia, il mare. Che tempo fa? C'è il sole? Fantastico. Altro bello, giornata incredibile, sì. Senta, sì, un attimo soltanto. Facciamo così, l'unico vantaggio. Comunque qua possiamo leggerci i giornali come si deve. E allora, vediamo Prince con The Morning Paper. Sì, certo, mi porta allora un cappuccio e brioche. Va benissimo, l'aspetto. Grazie. Comunque è stato un bellissimo sogno stanotte. Ho sognato di essere a Londra. Incredibile. Comunque portavo anche voi, anche perché i miti di Paola vanno avanti fino a settembre. E quindi saremo insieme ogni giorno, ormai lo sapete. E vi farò fare un giro bellissimo per le spiagge italiane. Quindi niente Londra, fa niente. Anche perché oggi siamo a Forte dei Marmi. E ci va benissimo, perché mi hanno detto che il tempo è splendido. Quindi adesso mi preparo. Insomma, mi metto un po' a posto, perché mattina appena alzata, guardate che faccia. Adesso mi sistemo, poi comunque andiamo. Anche perché stavamo parlando di sogni, ma adesso abbiamo la Bush, sì, con Sweet Dreams, che è bellissimo. Allora, ragazzi, un attimo soltanto. Sarà il caso che chieda un altro cappuccio. Mi sono dimenticata l'apparecchio! Ma mi sono dimenticato stanotte! Devo metterlo, sennò poi viene il dentino un po' storto di qua. Mi dispiace di fare tutta la puntata così, intanto ormai ci capiamo, no? Adesso volevo dirvi che ho preparato tutti i clip a tema, pensavo essere a Londra, ci sono i corner shop con England's Dreaming e non si capisce, facciamo così, lo tengo durante i clip, poi lo tolgo. Ma no, ma già lì sul clip! Ragazzi, non riesco più a toglierlo, Ira, non riesco a toglierlo! Scusatemi, ho promesso di... però facciamo così, tanto questo ve lo faccio velocissimo, poi andiamo fuori, cioè Forte dei Marmi, c'è il sole, non possiamo star qua. Allora, siamo in Italia, guardiamo il ritmo tribale con Sonia, e intanto io, se voi vi girate, mi tolgo l'apparecchio e andiamo, va bene? Dai, via! Oh, sta! Certo che uno nasce bionda e nasce avvantaggiato, non è giusto, le bionde sempre così... facile, guarda Marilyn Monroe, Kim Basinger, anche noi abbiamo Valeria Marini, è diventata famosa solo per quello. Forse, ma forse manca qualcos'altro, però i colpi di sole ce li ho, non sono scura, avete visto? E se poi col sole si schiariscono ancora di più, magari posso farcela anch'io. Va bene, comunque, guardiamo Super Blondie con Dreaming. Allora, dunque, mannaggia, gli occhiali, sì, il cappellino, poi c'è il sole, andiamo, stiamo andando, cellulare, lo accendiamo, la macchina fotografica non si sa mai cosa ho dimenticato ancora, mannaggia, stiamo andando, un attimo soltanto, facciamo così, intanto voi guardatevi, ci sono i Van Halen con Dreams, e adesso ci manca pochissimo, io chiudo la camera, basta che trovi la chiave, mannaggia, ce l'ho, andiamo, ci vediamo dopo. Mannaggia, ho dimenticato di mettermi il rossetto e truccarmi la bocca, Simonetta! Ian McNabb, you must be prepared to dream. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Finalmente vi posso presentare i prossimi clip dalla spiaggia. Siamo usciti dall'albergo. Ho tutto. Adesso c'è solo un piccolo problema. Dov'è la spiaggia? Va bene, chiederemo, ci informeremo. Io punterei a sinistra. Comunque, con adesso ci sono i Dream Disciples con i Number. Nel tempo del clip li porto io al mare, non c'è problema. E finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato il mare, avete visto? Non ci ho messo molto, è soltanto una mezz'oretta. Comunque, siamo finalmente a Forte dei Marmi, su questa spiaggia bellissima che piace tanto anche agli stranieri, e vi devo dire una cosa molto importante. Non è successo niente qua, nonostante l'alluvione qua vicino, è tutto a posto, infatti c'è qui sole, mare, gente, anzi, c'è addirittura qualcuno che fa aerobica e arriva al mare, poi andiamo a trovarli. Allora adesso, per festeggiare questo avvenimento, cosa ne dite di un po' di musica? Intanto noi ci vediamo i Cranberries con Dreams, e naturalmente, visto che Forte dei Marmi piace molto anche a noi, oggi pomeriggio siamo di nuovo qui, vi aspetto, è alle 2 puntualissimi. Credo di aver sbagliato qualche cosa, eppure era tutto...
anche io mi devo liberare, anche perché vi devo dire chi è il prossimo artista. Allora, un po' imbarazzante. Il prossimo artista è Bob Seger, lo sapete che, beh, lui è un po' che non lo sentivamo, eppure è stato grandissimo negli anni 70 e 80, è stato un maestro del rock americano, ha avuto un successo enorme e di recente è anche tornato con una collection e moltissimi altri artisti hanno collaborato con lui, quindi insomma è tornato alla grande. Adesso lo vediamo con Night Moves. A questo punto normalmente nei sogni arriva il principe azzurro a salvare la bella principessa in difficoltà, però stiamo parlando di sogni, sicuramente questo adesso non accadrà e io rimarrò chiusa in questa sdraio e mi scusi, mi sarei incastrata in questo sdraio, se gentilmente la ringrazio, aspetti. Però non è facile, perché non è facile proprio aprirla, vede, perché allora quando poi uno la mette dall'altra, non è proprio se... Ah vabbè, ma lei c'ha l'esperienza, tanto non è capace di presentare invece i clip. Volete vedere come si fa? Allora, signore e signori, questo è John Waite con In Dreams. Da sempre le ninne nanne sono servite per far addormentare grandi e piccini, e infatti direi che questa è la puntata giusta, visto che non riesco a svegliarmi, tanto vale addormentarci tutti. Anzi, io pensavo di fare così. Se siete d'accordo, bambini, ci guardiamo una bella ninna nanna d'autore, però infatti lui è il grande Billy Joel, la vediamo con Lullaby e intanto noi ci mettiamo qua tranquilli e vedrete che rilassandoci ci addormentiamo tutti. Tutto a posto allora, eh? La ninna nanna ha funzionato perfettamente, i bambini si sono addormentati, sentite che pace. Ma no, dai, regista, ma ti ho detto di non allargare, ho detto che si erano addormentati. Però allora non ci capiamo. Allora facciamo così, guardiamo il prossimo clip, noi intanto ci riproviamo. Questa è Sweet Lullaby dei Deep Forest. Io non so se ce la farò, ragazzi, anche perché io volevo dirvi che adesso c'è il Rossano Mazzotti con Favola. Però io c'ho. Ci sono, sono svegliissima, sono pronta. Allora sono i Pogues, adesso vediamo Tuesday Morning. Oh, ah! Non capisco perché devo continuare a farmi i problemi. Oh, dormono tutti qua in spiaggia, sole, mare. Un po' di relax, dormo anch'io. Non vi lascio comunque, anche perché, cioè, vi lascio sì perché ci vediamo domani. Domani è lunedì, sì, meglio ricaricarsi. Allora facciamo così, vi lascio con un altro clip. Loro sono i Boonton Rats con I Don't Like Mondays, che più o meno ci siamo. Intanto mi faccio una bella dormita qui, visto che il tempo è perfetto. Va bene, allora ci guardiamo Marvin Gaye con Sexual Healing, io vado in sciopero e rimango qui. Sì? No, no, la parte del tombino nel rifacimento di Thriller non la voglio fare. No, almeno mi fate fare lo zombie. Ma no! Ma non è possibile! Vabbè ragazzi, c'è Michael Jackson con Thriller, eh? Sì, la regia di John Landis, sì, gliel'ho detto. No, no, io cambio agente. No, ma no, non è possibile. Sì, devo cambiare agente. Sì, attendo. Basinger? Ah, io dovrei fare la parte di Mickey Rourke. Sentite ragazzi, di puntate sul cinema non se ne fa più, perché io veramente non ne posso più, anzi cambio il numero di cellulare. Va bene, facciamo così e chiudiamo qua, ci vediamo domani alle 11, naturalmente puntuali su Video Music, ma parliamo di tutt'altro, col cinema abbiamo chiuso, ok? Adesso You Can Leave Your Red On, poi basta, a domani. Avete firmato la vostra condanna, e questo è il supporto che mi dà la mia troupe quando con le mie forze cerco di battere dei record. Grazie, no grazie, ve la siete voluta. Adesso vi faccio passare un quarto d'ora di paura. E quando mi arrabbio io sono pericolosissima. Adesso guardiamo il prossimo clip di cattivi anche loro, i Criss Cross, sì, con All Right. Va bene? Come faceva Rambo quando malediva i suoi nemici, così, sembra giuri in giuretta. Non che voglia fare la precisina, però è segnato. Allora, non sto sbagliando, mercoledì 10, pausa. Non li devo fare i miti di Paola oggi. Mare, infatti, forte dei marmi, c'è scritto.
No, hanno sbagliato loro. E poi c'è la lista dei clip che dovrebbero partire da soli, no? Oggi senza Paola, Roxette, Speeding My Time. A posto, posso andare. What's the time? Dalle 11 alle 12, poi dalle 14 alle 15, e quindi abbiamo tutti i clip, la musica. Commenta che piace la musica, vero? Effettivamente. Ma chi sono questi? Sono colleghi, dovevano andare ai bagni di qua, sono arrivati qua, lo sapevo che tanto, vabbè. E come? Il clip? Sì, prossimo clip. Gli 17, sì, ci sono gli 17, it's alright, ma non è alright, stavo parlando. Allora, scusate. Stavano dicendo, sai che i miti di Paola hanno veramente un programma carino, però... Ma chi è? È Madonna! Who's that girl? Chi è? È Madonna! Secondo voi ai miti di Paola poteva mancare il grande Bob Marley? No, infatti è qui con Iron Lion Zion. Il volume della loro performance ha fatto saltare il mixer audio della BBC. E col nostro come siamo messi? Importanti della storia del rock americano. Bene, ma adesso ce l'abbiamo qui anche perché a quei tempi i teenager scoprirono finalmente sesso e droga all'interno delle canzoni. Ed era la prima volta, non per altro, i Velvet Underground hanno fatto un debutto col botto. E adesso sono qua con noi con la loro Sweet Jane. E di nuovo un ex Beatles con noi, lui è Paul McCartney con la sua Biker Like an Icon. E infatti noi adesso volevamo fare un piccolo tributo a questo gruppo storico, ma con noi non ci sono tutti loro, c'è soltanto George Harrison, che comunque ci ricorda questa bellissima esperienza. Infatti il clip che vediamo è proprio When We Was Fab. Allora, loro sapevano che cosa significasse avere veramente delle fans e noi vogliamo farvelo vedere. Ragazze, prova concerto, Beatles! Yeah! Perché parliamo di giovani e Peter Pan è una sindrome che ritroviamo spesso nel mondo della musica, sia perché alcuni artisti davvero sembrano non invecchiare mai, anche perché altri parlano proprio di Peter Pan all'interno delle canzoni. Sto parlando sì di Enrico Ruggeri con la sua Peter Pan. Un altro bacio non passa nessuno? Provate. Già con la sua navetta. Però è con noi, ed è qua con noi perché dobbiamo continuare a parlare di Peter Pan della musica, di questi sempre verdi, sempre eterni ragazzini. Lo facciamo anche con Paul Weller, lui che da 15 anni è garanzia di ottima musica con o senza Style House, il gruppo con cui è diventato famoso. E infatti adesso qui con noi, scatenatissimo, questa è la sua bellissima Wildwood. Grazie capitano. E ora ragazzi, si va, lui è Jackson Browne con la sua Stay. Non lo posso fare, grazie. Purtroppo ci dobbiamo lasciare ragazzi qui dall'Acqua Splash di Brescia, dobbiamo salutarvi perché è finito il tempo a disposizione dei miti di Paola. Però siamo stati bene oggi, abbiamo parlato dei teenagers e di tutti quei brani che sono legati ai teenagers, alla crescita, a questo periodo della nostra vita. Ma mi sono resa conto che ce ne sono ancora davvero tanti, quindi domani parleremo ancora di questo argomento. Adesso però dobbiamo chiudere e lo facciamo con un artista che sicuramente è ancora molto giovane e lo rimarrà. Lui infatti è giovanotti con la sua... E non m'annoio! A domani!